Ciao a tutti ragazzuoli, oggi proverò a riparare questo iPhone 11 in quanto ha deciso di farsi un giro all'interno di un frappè e adesso l'audio praticamente non funziona bene, si sente in maniera metallica. Quindi tutto quello che andrò a fare sarà semplicemente aprire e capire se c'è del residuo che va a interferire con le casse audio, quindi con gli speaker, oppure semplicemente si sono ormai danneggiati e quindi c'è necessità di sostituire completamente i due speaker. Inoltre si sente abbastanza basso, ascoltate un pochettino come si sente. Praticamente, oltre come possiamo notare, al massimo il volume, però l'audio è veramente basso e in più è metallico, quindi pessimo. Quindi passiamo subito a smontare l'iPhone e vediamo un pochettino cosa c'è qua dentro, se è rimasto un po' di cioccolato oppure di caffè. Andiamo a vedere. Svitiamo le viti, fuori uno, svitiamo quest'altra vite. Ok, siamo qui, quindi adesso andiamo a mettere l'iPhone qui, perfetto, stringiamo un pochettino, ok, giù, ok, e adesso in maniera controllata andiamo a sollevare il display, eccolo qui, perfetto. Ok, una volta aver aperto l'iPhone, andiamo un attimino a controllare qui da queste parti. Adesso può darsi troveremo la sorpresa, vediamo un attimino. Ok, andiamo a vedere. Sì, qui come possiamo vedere sullo speaker abbiamo il frappè, praticamente ha fatto un piccolo alone. Ok. Questo qui dobbiamo disconnettere prima la batteria, quindi per quanto riguarda la batteria abbiamo uno, poi abbiamo questo qui. Togliamo il shield. Ok, quindi questo qua via. Disconnettiamo il display. Per quanto riguarda questo dovrebbe essere ok, questo qui. Via il display. Thank you.
andato a pulire lo speaker in alto e quindi adesso andiamo a fare una prova per quanto riguarda l'audio. Allora, ad esempio, se adesso è già molto molto alto rispetto a prima, ma praticamente è tornato, si è ripristinato alle sue funzioni. Se adesso vado in un video, ne prendiamo ad esempio uno a caso, il mio. Se ad esempio clicchiamo sul binarifico, apriamo un video. Nonostante aperto, l'audio si sente molto più alto rispetto a prima. Ad esempio, vediamo, clicco in una qualunque canzone. Vediamo. Praticamente l'audio è tornato ad essere quello là di prima. Quindi basta semplicemente, in questi casi, se non ci sono residui o perlomeno non c'è traccia di acqua all'interno della scheda madre, basta andare a pulire praticamente le retine che coprono i microfoni, sia in alto che in basso. Quindi questa riparazione è andata a buon fine, adesso non rimane nient'altro che chiuderlo e consegnarlo. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un mi piace e iscrivervi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!